fare la cassa è stato un processo molto lungo, l'abbiamo descritto in questa piccola scheda. Quello che volevamo sottolineare e spiegarvi è che quando viene realizzata e progettata una cassa, oltre alla progettazione, diciamo quella che viene fatta normale dai progettisti, c'è la realizzazione di un modello fisico, cioè un modello in scala. Hai qua un laboratorio di modelli fisici a Boretto e tutto quello che è il manufatto, i danota, i dissipatori e gli scarichi sono stati dimensionati e valutati con un modello fisico. Una cosa molto importante perché anche per la futura progettando la cassa del Baganza avremo anche lo stesso iter e anche lì adotteremo la stessa tipologia di studio, quindi oltre alla parte progettuale c'è la parte fisica che consente di tarare in maniera perfetta quello che è il funzionamento sia del manufatto che degli sferatori che degli dissipatori. La struttura del Baganza da che tempo? Allora, la struttura del Baganza abbiamo appaltato la progettazione definitiva lunedì, quindi proprio recente, e un mese e mezzo circa per diciamo il perfezionamento amministrativo, che sapete dal punto di vista amministrativo il processo. E pensiamo, l'ipotesi è di concludere la progettazione definitiva per la fine dell'estate, così da avviare poi quella che è la valutazione di impatto ambientale e quell'acquisizione di tutti i pareri. Quindi se tutto va secondo quello che deve andare, il prossimo inverno dovremmo riuscire a fare quello che è l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione, faremo un appalto integrato, quindi chi non manderemo in gara l'esecutivo, manderemo in gara proprio il definitivo e chi vincerà farà la progettazione esecutiva, cioè quella di dettaglio sulle ultime cose, più l'esecuzione. Quindi se va tutto bene, insomma, i tempi che ci siamo dati sono questi. È una cassa anch'essa in linea, proprio per il motivo che vi dicevo prima. Il fatto di essere... Quindi agirà praticamente in coppia? Sì, in coppia. Devono lavorare insieme ed è uno dei motivi, la scelta di non fare una cassa in derivazione su Baganza, ma la scelta di fare un'altra cassa in linea è proprio questa. Cioè il fatto che purtroppo siamo in confluenza di due, cioè Parma si trova alla confluenza di due torrenti e non ci si può permettere di non poterle usare in maniera diciamo dinamica. La cassa in derivazione di fatto entra in funzione invece soltanto per un valore prefissato, non c'è modo di invasarla preventivamente, quindi ad esempio se io so che ho una piena enorme sul Parma, posso farmi aiutare anche da quella del Baganza, viceversa non lo posso fare.